Durante la sua permanenza all'interno della società psicanalitica di Freud, Adler elaborò il concetto di inferiorità organica. Vi ricordate la storia di Achille? Achille aveva una parte del corpo vulnerabile, il famoso tallone d'Achille. Ecco spiegata in modo semplice la teoria adleriana dell'inferiorità organica. Ricordiamo che Adler ebbe molti problemi fisici, soffriva di rachitismo, di convulsioni, e questi problemi non gli resero di certo la vita facile, nemmeno nella socializzazione con gli altri. Ecco spiegato uno dei concetti cardine di Adler, l'inferiorità organica, che è appunto un organo vulnerabile della persona che è maggiormente a rischio di complicazioni negli interventi. Per esempio può essere un'anomalia o una carenza funzionale influenzata sicuramente dall'ereditarietà. Ma come si può superare l'inferiorità organica? Attraverso quella che viene chiamata compensazione. Concentrare quindi l'attenzione sul funzionamento dell'organo deficitario, dell'organo inferiore, può portare il livello di quell'organo alla normalità, se non addirittura a livello superiore. Come? Con l'addestramento. Quindi le possibilità in realtà sono tre. La prima è riportare l'organo inferiore a livelli di normalità, ad esempio un dislessico che riesce e impara a leggere come tutti gli altri. Il secondo è portare l'organo inferiore a livelli superiori alla media. Esistono moltissimi attori e uomini di spettacolo che da piccoli erano balbuzienti. Un esempio italiano è Paolo Bonolis, che ha sofferto per anni di balbuzie. Oggi fa un lavoro che tra l'altro implica proprio l'utilizzo dell'organo, che ai tempi era appunto il suo tallone d'Achille. Ci sono però altri casi in cui l'organo inferiore non può essere portato alla normalità, come ad esempio in caso di cecità. Come può avvenire la compensazione in questi casi? Beh, anche in questo caso abbiamo un altro esempio famoso, Andrea Bocelli, che ha compensato la sua cecità rendendo straordinaria un'altra parte di sé, ossia la sua voce. La teoria dell'inferiorità organica è connessa alla psicanalisi freudiana, perché l'inferiorità organica è associata all'inferiorità sessuale. E inoltre, quando la compensazione riguarda una zona erogena, essa viene iperstimolata e ne consegue la nevrosi. Ricordiamo però che per Adler, al contrario di Freud, sia le nevrosi che le deviazioni sessuali non originano dalla libido, ma da fattori sociali. Grazie e alla prossima!